Allora, vediamo insieme i nominati, Giorgio. I nominati per la categoria Rivelazione dell'anno sono Forte, Freddo, Spettacolare. A Manchester, il primo oro mondiale del Taekwondo azzurro è di Simone Alessio. Budapest e Stoccarda, la semifinale agli US Open, il numero 8 nel ranking, il Master, è il Magico 2019 di Matteo Berrettini. Esordio in Serie A, gol a San Siro contro il Milan, la chiamata nazionale. Il sogno in viola di Gaetano Castrovilli. Un fantastico bronzo europeo nel trampolino da un metro per tuffarsi nel futuro. Lorenzo Marsaglia. Forti, unite, ambiziose. Quarti ai mondiali e tutta Italia davanti alla televisione. Le ragazze della nazionale femminile. Cintura dei supermedi IBF e il pugilato che con lui torna in prima pagina. Daniele King Toretto Scardina. Potenza, talento, fantasia. A 20 anni è già al centro della Roma e della nazionale. Niccolò Zaniolo. Matteo Berrettini. Ciao, ciao Matteo, piacere. Congratulazioni, ciao. Ecco l'anello. Grazie. Scusa. Peraltro lui li usa, quindi Sì, sarà ci sta. particolarmente Manca la sinistra, vedi, la sinistra è libera. La È sinistra è libera, libera, questo era bene, un messaggio, cioè bene, bene. No, 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 no. no, no in Per te, solo generale, per te. ma non credo, guarda. Comunque, come avessi accettato, è che sei troppo giovane. Sei molto giovane, sei molto bello e molto giovane. Grazie. Quanti anni mi dai? Lo so quanti ne hai, è troppo Ah, facile. Quindi, scusa. però le interpreti con giubilo. Grazie. E poi sei un giocatore di tennis anche per dire addirittura calmo, che non è proprio scontato. Sembra. Cioè, se ti agiti dentro? Sì, parecchio. Nel sonno anche. No, no. Sì, dentro Scusate, sto sono. flirtando con un premiato, non mi era ancora successo. Non rispondo di me a volte, sono fatta così. Vuoi fare una domanda da un giornalista Beh. sportivo e non da una donna di 46 anni? Prego. Ma allora, diciamo che Matteo Berrettini, che non ha bisogno di presentazioni perché si è preso la scena con i risultati quest'anno, è l'apice, il vertice di un tennis italiano che in questa stagione in campo maschile ha fatto faville. Abbiamo 8 giocatori tra i primi 100 della classifica mondiale, non era mai successo nella storia. E Matteo è il numero 8 del ranking mondiale. Un risultato. Grazie. E Un allora. risultato straordinario, Geppi, perché devi pensare che lui ha cominciato la stagione da numero 54. Come è venuto su un anno del genere così straordinario? Questa è una bella domanda. Non è stato un anno privo di difficoltà. Sono partito così così, non vincendo tante partite, vivendo un periodo anche fuori dal campo in cui non mi sentivo felicissimo di fare quello che facevo, quindi non è stato tutto rose e fiori. Poi, ho parlato, era più o meno aprile, e ho parlato con il mio team, ho detto che ero stato parecchio male, non volevo più stare così, dopo una sconfitta, avevo voglia di rivalsa. Ma chiamami, in quei casi chiamami. Ma non mi indugiare, non mi indugiare. Io lo faccio per l'Italia, ecco. Vabbè, Prego. chiedo al mio allenatore e ti faccio sapere. Va bene. E quindi difficile fare un discorso così. È difficile fare un discorso serio, dici? È difficile fare Niente, un quindi poi da lì in discorso. poi, insomma, credo di aver cambiato marcia. È stato un anno bellissimo, tantissime esperienze. Ho giocato benissimo su tutte le superfici, cosa che non mi aspettavo. Grandissime emozioni, ho ancora i brividi per tante partite che sia che ho vinto che ho perso, insomma, ho vissuto tante belle cose e devo ringraziare ovviamente il mio team, la mia famiglia, ma soprattutto tutti gli italiani che hanno fatto sentire la loro presenza durante tutto l'anno, perché comunque, come ben sai, è uno sport che mi porta a stare 10 mesi più o meno l'anno lontano da casa, quindi con messaggi, foto, video mi hanno fatto sentire la loro presenza e questa è la cosa che noi sportivi, secondo me, fa fare il salto di qualità. Quindi grazie a tutti e niente. Grazie. Bravo. Ascoltami Matteo,
Il falco può decidere una vostra partita per una questione di pochi millimetri, ma lo usi anche nell'intimità? Non dovresti farla a me questa domanda. A chi dovrei farla? Al tuo avversario? All'altra parte. Va bene. Hai capito? No. La sua fidanzata? Sì, ma è una cosa giocosa, mica me lo voglio coricare veramente. Io stavo scherzando pure, Giuseppe. No, vabbè, no, la tua fidanzata può stare tranquilla, io con lei. Gianni, vuoi concludere? No, adesso concludere lui sa che tutti gli appassionati di tennis italiani si aspettano un 2020 altrettanto importante. Poi tu hai qualche... toccati, perché questa cosa... No, l'hanno fatto già tutti gli altri che sono saliti sul palco. Hai qualche conto da regolare, diciamo, in maniera bonaria con... Federer, con Nadal, con Djokovic, insomma tu hai affrontato questi, i big three del tennis mondiale, hai perso, però loro hanno avuto bellissime parole nei tuoi confronti, no? Ti hanno incoraggiato, hanno detto che insomma il futuro è nella tua racchetta. Ecco, che 2020 ci dobbiamo aspettare da Matteo Berrettini? E niente, quando rincontrerò quei tre proverò a fare meglio, sono... probabilmente i migliori tre nella storia del tennis, quindi sarà difficile, però come penso la maggior parte delle persone in questa sala mi piacciono le sfide, quindi bisogna mettere la testa giù e lavorare. Noi faremo tutto il tifo per te, noi anche le persone qua dentro. Grazie mille. In bocca al lupo, Matteo. Grazie, cari. Matteo Berrettini.